Ebbene sì, ragazzuoli, siamo arrivati oggi tra i primi ad avere il buon Rage 2 e andremo a fare la nostra Blind Run anche su questo gioco, perché effettivamente non conosco un cazzo di questo gioco qui, perciò sostanzialmente diventa una vera e propria Blind Run e vedremo cosa ci aspetta. Mi ha incuriosito molto, mi ha intrigato notevolmente alla vista questo Rage 2. Vedremo se sarà all'altezza delle aspettative che appunto mi ha messo. E direi che non possiamo perderci in altre chiacchiere. Mettiamo modalità normale. Voi non lo vedete, ma modalità normale e partiamo. Ci sentiamo la storia, una Blind Run? Sentiamola. Avevamo grandi piani per questo mondo. Il meteorite Apophis aveva generosamente purificato questo pianeta. E questi Salve, buon grandi piani sono avocado stati rovinati da Badalu. un solo uomo, Nicholas Rain. Un pulsante venne premuto e il nostro futuro è finito. Le arche emersero, Ditemi l'epoca com'è finì l'audio comunque. Facendo ricominciare il ciclo della vita, come progettavamo di fare noi con la nostra nuova specie. I nostri piani furono mandati a monte dall'azione delle masse ingenue e arroganti. La purificazione della nostra specie indebolita fu intrapresa.
falciata. Il nostro aiuto venne rifiutato egoisticamente. Gli umani preferirono la loro patetica esistenza al futuro della razza. Che arroganza. Credevano di averci sconfitto. Gliel'abbiamo lasciato credere, ma abbiamo continuato ad agire nell'ombra. Abbiamo osservato le loro inutili scaramucce, le loro insignificanti guerre tra bande, i loro puerili tentativi di portare ordine nel caos. E ci siamo rimessi in forze. La nostra scienza, la nostra esperienza, tutto al servizio di un unico grande scopo. L'abbattimento selettivo dei deboli, la rinascita dell'umanità. Abbattiamo le loro difese, conquistiamo le loro costruzioni, conquistiamo le arche, radiamo al suolo i loro insediamenti e le loro città senza pietà. Questa notte segna l'inizio della purificazione, questa notte segna la grande rinascita dell'autorità. Sostanzialmente è il trailer questo, ragazzi. Sto ascoltando. Ok. Ci siamo? Cosa sta succedendo? Niente di buono. Prendiamo la roba e muoviamoci. Ah, maschio o femmina? Prendiamo il maschio anche se sarei tentato comunque. Però la femmina è veramente brutta. È veramente brutta con tutto il rispetto. Intanto mi devo mettere meglio. Ditemi comunque l'audio del gioco. Forse è un po' bassino. Devo alzarlo un attimo. Proviamo ad alzare un attimino l'audio. Scusatemi. Perché mi sembra un po' bassino. Oh, cosa è successo? Ok. Sì. Ok. Allora, diciamo, riprendiamo. Dovrebbe essere meglio ora l'audio. Ok, vediamo un po'. Allora, prendiamo l'uomo perché la donna è veramente brutta. Sì, prendi la tua roba. Ok, vediamo un po' se l'audio appunto. Ma mio dio, la sensibilità. Postazioni. Questa è la prima. Postazioni generali. Stile mirino, no? Impostazioni mouse e tastiera. Sensibilità 8 e 8. Proviamo. Cos'era? Mio dio, è ancora altissimo. Usiamo se tastiera. Perché mai? Ma diciamo forza, più o meno. Dobbiamo andare. Più o meno. Più o meno, dio mio, è altissimo anche ora. Scusa, ma si è rimpostato di nuovo. Ma perché? Non gli piace? 12. Ok. Bah. Si è rifottuto secondo me di nuovo. Ma devo sentire abbasso io da qua. Se non l'avessi notato, siamo sotto attacco. Sì, sì, un attimo, fammi vedere. Meglio chiudere la porta. Ah, e l'altro personaggio crepa così, crepa. Quello che non abbiamo scelto. Devi essere più veloce. Che tristezza, no? Lily, per me è quasi come una sorella. Siamo cresciuti a Wineland, tirati su da quel sergente della madre. Io sono orfano, non ho una madre. Ma ne arrivano altri, da dove veniva quello? Devi credermi, stavolta è proprio brutta. Va bene, andiamo a prenderli, cazzo. Forza! Andiamo! È così, è bloccatissima la pira, mio dio. Così è troppo ferma la pira, dio santo, ma che cazzo. Anche ora è un po' alta, dio, un attimino qua in mezzo agli scontri incredibili, ancora qua si sa la mia sensibilità. Mettiamo 35. Ok. Non si capisce niente per me, eh? No, ma la sensibilità è scandalosa, non mi garba per niente. Proviamo a alzare un attimino, no? Io. Arrivo! Non mi garba per niente la sensibilità.
Per niente. Sarà difficile tenere il conto. Non mi è mai piaciuto portare. Si è subito danni in una infusione di curativa per recuperare la salute. T per usare la infusione di curativa. Ci serve il cortile. Ora! Stiamo arrivando. C'è anche Lily. Hanno mandato Jersey ad avvertire gli altri insediamenti. Devono sapere. Deve essere roba grossa. L'hanno detto al comunicatore. È l'attacco più grosso che abbiano mai visto. Sul set. Allora andiamo. Perché le celle ha feltrite. Dei danni caduti per recuperare la salute. Ricorda, le celle a feltrite sono estremamente instabili. Raccogli l'infetta prima che si dissolvano. Guadagniamoci una medaglia al valore. Raccolgo tutto. Bravo, veloce. Cosa? Ma questa è la mia vita. Due di vita. Ma l'attacco corpo a corpo non c'è? Oh Peppino, ciao! Mamma mia, ciao! Tutto a posto, mi dispiace, purtroppo nelle altre live l'ho detto, sono occupato con gli esami quest'anno, perciò ho avuto lunedì e martedì veramente complicati per riuscire a fare le cose. Oggi sono riuscito a ritagliarmi lo spazio di tempo. Ma ce l'ho fatta oggi, vedremo di continuare così. Purtroppo lunedì e martedì sono stati due giorni veramente duri. Comunque grazie mille per essere passato, bello. Oggi proviamo Rage 2 che è il day one e poi riprendiamo la Bloodline di God of War che lo sto attendendo troppo. Tanto siamo sporchissimi di sangue. La live di God of War perché lo sto attendendo troppo, ragazzi. Se proprio devi, fallo subito. Rispediamo quei vermi nella zona. È giovedì che non lo tocco e ho una voglia incredibile di continuare. Non ho idea. Cazzo, la mamma ti ucciderà. Usare attrezzatura da ranger. C'è ancora un po' di Jersey qui dentro. Mi dispiace, Peppino. È la unica possibilità. Lei com'è, tutto a posto comunque? Sì, è anche meglio di quanto pensassi. Attenzione. Avevo troppo hype anche per questo gioco e volevo provarlo. Non so effettivamente niente, ho visto due trailer in croce perché non mi piace spoilerarmi troppo dei giochi perché poi... Chissà che faccio da solo. Prima di cui cambiare arma, tra le due usate più di recente. Ok, l'equipaggiamento. Ah, anche tu Peppino con gli esami, però quinto anno pure tu. La madonna, ok. Mamma mia, allora capirai che capisci la mia situazione. Sì, però non mi bloccare ogni 3x2, perciò capirai la situazione. Allora, il Wingstick è un gadget tanto versatile quanto letale che puoi utilizzare in combinazione con le tue altre armi. Va bene, la granata. Ah, tu università, fra? No, io quinto anno, capito? Sembro così vecchio, sembro, dai. Io comunque... Come dovrei lanciare il wing stick qua? Così, eh? Non ho mica capito come si lancia il cazzafali. Non l'ho capito, scusa, io ce l'avevo in mano, G. Allora? Non l'ho capito cosa fa. Non l'ho capito cosa dovrei fare. Certo che continuiamo God of War, senza ombra di dubbio, è una delle serie che mi ha preso di più e lo continueremo, tutta la vita lo continueremo, non mancherà per niente. Oggi è il day one di Rage 2, avevo hype per questo gioco e lo stiamo provando, ma cosa? Ma God of War tornerà, senza ombra di dubbio, no, ovvio, è successo che è cresciuto tutto nel cellulare nel frattempo. Aspetti un attimo, è qui la live, sta avendo problemi. Un attimino, ok, andiamo. No, continueremo senza ombra di dubbio God of War. Usa il granate per infliggere danni notevoli e persino eliminare gruppi di nemici interi. G lancia granate, G ritarda il lancio, X cambia gadget, ok. Ok, granata. Casinissimo.
Days Gone l'avrei voluto giocare pure io, ma non ho PlayStation 4, perciò voglio pace all'anima sua, Days Gone. Fammi recuperare vita qua. Sei invidiosa, Lily? Ah, puoi dirlo forte. Sarai la ranger più giovane ad aver mai prestato giuramento. Perciò sì. Per quel cazzo di nanotriti. Quello svolo continueremo senza ombra di dubbio. No, C per abbassarmi? No, mai nella vita. Dammi qua. Impostazioni. Comandi mouse e tastiera. Abbassati. Control, ce l'ha qualcun altro? Questo comando è già assegnato a concentrazione. Ma porca. Vabbè, vaffanculo. C per abbassarsi di merda. Ti è venuto conto per concentrarti? Ah, bene, vedi. Ed evidenziare i nemici. Ok, va bene. Tengo premuto? Ah, vabbè, sì, li ho visti qua. Non c'è bisogno della concentrazione onirica qua per capire dove erano. Niente, avevo troppo hype comunque per questo gioco, perciò stiamo giocando... Che cazzo? Stiamo giocando questo, però. Comunque, tranquillo, per la maturità io pure mi cavo addosso, ma una volta che cominci ti rendi conto quanto... Vabbè, no, ma cosa sto facendo qua? No, non sono spaventato per l'esame, è che semplicemente è un periodo incasinato. Non so se quest'anno lo sai, ma sono cambiati anche gli esami rispetto agli anni scorsi, perciò... Perciò, diciamo, anche i professori sono impauriti tanto quanto noi, va? Impauriti, Dio. Sono incasinati quanto noi, va? Si slida. Io vado pazzo per la pistoletta, però non fa un cazzo di danni, non fa. Cioè, uno mi sta sparando da sopra, io lo sento. Non ho capito a cosa serve la granata. Quella specie di boomerang, non ho ben capito a che cazzo serva. Ah, abbiamo anche le munizioni, figa, non è che sono infiniti i colpi. Ah, culi. Ricordi cosa ci hanno detto all'accademia sulle armature da ranger? Quando sono cariche puoi sovraccaricare. E comunque per quello siamo veramente incasinati, ma no, non mi preoccupo per sovraccarico. Uccidi i nemici in rapida successione per caricare il sovraccarico e aumentare il danno inflitto. Carica completa, attiva la modalità sovraccarico premendo V. Ok. Sovraccarico, vado? Vabbè, andiamo. Cazzo lì, è proprio a cazzo duro così contro il muro. Ale. Quanto dura? Pulito. Ma la pistola così fa... Spara a doppio colpo, non a colpo singolo. Cioè, a raffica, doppio colpo. Cazzo parlo. È ancora vivo? Ma l'attacco colpo a colpo tipo... Ogni volta penso che sale in automatico. Allora mi ci butto, mi ci schianto con la testa su queste scale. Se 10.000 volte meglio la mitraglietta di quella della pistoletta. Senza ombra di... Porti la razzina. Zia Prowley, un'eroina di guerra, una ranger e un modello. Simpatico questo metodo di narrazione. Mi ha adottato quando i miei biologica. Sono morti. La madre più severa che si possa immaginare, lo giuro. Faccio rapporto. Vieni qui. Che mi hai tirato? Mi ha dato una pacca sulla schiena. Se vuoi indossare la sua armatura, allora farai anche il suo lavoro. Che cazzo è quello? Ah, buono, dai. Buono. Mai visto una cosa così grande. È un bersaglio facile. Impossibile. Dovrebbe essere morto. È il generale Cross. Sparate!
Voglio i primigeni! Uccidete tutti gli altri! Il generale Cross, il capo malvagio dell'autorità malvagia. Il nostro cattivone. Sconosciuto. Uno spauracchio per i bambini cattivi come me. Non so se Crowley è impazzito o se è davvero lui. Ad ogni modo, se è così, non rimarrò certo a guardare. Figlio di... Stai indietro! È un ordine, mi sono spiegata? Occhio! Merda! Mi ha preso? Voi siete senza braccia, ma perché sono così tanto menomati? Che culo di merda comunque. Merda, l'ha uccisa veramente, ci ha presentato 2 minuti fa. Dopo tutto, è stata colpa della tua inettitudine se mi hai risparmiato la vita. Una volta così l'ha ammazzata veramente. Ci sono molti, come dire... No, buchi di trama perché sono mie mancanze narrative, ecco, che non mi fanno capire appieno la storia. In questo modo riparte. Libera. Ehi, ma che cazzo? C'è proprio che con i cavi alla macchina. Sì, tu sì. Ma alla tua nuova armatura serviva una scossa. Quindi è tutto qui. È quello che è rimasto. Poco più di 20 sopravvissuti. Stiamo ancora scavando tra le macerie. Ho visto Crowley. È stato il generale Cross. Lui... l'ha uccisa. Ha ucciso mia madre. Non so come. Ma dobbiamo fermarli. E io spezzerò il collo di quello schifoso bastardo rugoso con le mie mani. Carino lei. Non ho mai creduto alle storie che... E te capelli per essere migliori. Per... Beh, eccoli qua. E ora dobbiamo fare qualcosa. Mamma sapeva che cosa fare. I Ranger lo sapevano. Un momento. Tenevano i loro file, i registri. Li tenevano al presidio. Il comando dei Ranger. Sei fuori di testa. Solo i Ranger possono entrarci. Guardami, Lily. Io sono l'ultimo Ranger. Ma porca puttana. Lo sai veramente? Ok, entra nel presidio. Entriamo, parliamo. Sicura di stare bene qui? Sì, sì, Walker. Vai a occuparti della tua roba da Ranger mentre io... Devo scappare. Ma non ci sono un cazzo a lottare, va. Non penso troveremo nuove armi o nuove robe. Perciò andiamo dritti all'obiettivo, no? Vabbè, cazzo duro verso l'obiettivo. Interessante la porta che si apre in automatico. Ho un FPS proprio vecchio stampo, comunque ho notato. Spari, ammazzi. Ma ci sta, figo.
Spero ci fosse un po' di varietà nelle armi, ma vedendo già la ruota delle armi così lascio intendere che le armi sono queste. Perciò, ok, cioè, non mi dispiace, ma avrei voluto, cioè, cazzeggiare di più con le armi, però vabbè. Unità ratto del muro, caporale Walker. Sono qui per trovare informazioni su. Su mia. Sull'unità Ranger Sergente Ervaina Brawley. C'è un po' di motion blur che mi dà un fastidio incredibile, però aspetta. Mi va bene tutto, ma il motion blur. I riflessi dinamici. No. Spero che l'abbiano tradotto in italiano e sfocatura movimento, ecco. Siamo l'ultimo stronzo, allora che può. Le arche sono ricche di oggetti di altissimo valore come armi arcaiche, abilità nanotritiche. Cerca le arche nella zona devastata per diventare più potente. Avvicina l'arca al concetto di premendo control. Avvicinarsi per la scansione di sicurezza. E ci va. Scansione di sicurezza completata. Benvenuti nell'arca 401A. Girano queste arche sparse per tutta la mappa. Quindi infilerò il braccio in questo strano buco sperando che fili tutto liscio. Basta che ci fiso il braccio. O la va o la spacca. Potrai allenarti a usare le tue armi Arcatech e i protocolli ID. Hai installato con successo il protocollo ID scatto. Grazie a esso potrai evitare le minacce immediate e sarai più difficile da colpire. In quanto legge puoi usare i nanotriti per ottenere abilità speciali. Premi conto per attivare le tue abilità. Premi conto per scattare in qualsiasi direzione. Ma non ho ben capito Ottimo lavoro. tipo. Ok, tipo pa. Una simulazione ti permetterà di allenarti a usare il protocollo Ok. scatto per sfuggire al fuoco nemico. Però non proprio. L'avrei schivata anche senza. L'ho premuto comunque. Bravo. Bravissimo, campione. Poi mi butto in avanti. Non se l'aspetto, ma mi faccio. Bene. Hai completato con successo la
Grandissimi, eh? Dei campioni. Doveva proprio distruggermi il braccio. Torna nell'atrio principale, ho altre informazioni per te. È strano seguire le istruzioni di mia zia morta. Bueno. John Marshall di Gun Barrel, un vecchio veterano dotato di molta astuzia, schermitò la prima lotta contro l'autorità. Capisce l'importanza della tecnologia e dello spionaggio meglio di chiunque. Grazie a lui l'autorità non ti scoprirà facilmente. Seconda, Lozu Magar di Wellspring, figlia dell'eroe di guerra Dan Agar. Da guerrigliera sindaco della città più grande della zona devastata. L'accesso ai veicoli militari di cui dispone sarà indispensabile. Quanti abbiamo? Devo trovare questi tre personaggi allora. Ok. Minchia di missioni che abbiamo. Quindi. Quindi pensavi di appiopparmi tutto questo sul groppone e di partire per l'aldilà, zia Prowley? Beh, suppongo che ora sia tutto nelle mie mani. Ma sono effettivamente missioni o... Registro? Missioni? Dove che... Ah, sì. Missioni, sì. Tutte qua sono. È vero. Quindi ci ha pioppato 10.000 missioni. Lily, devo trovare tre persone. John Marshall, il dottor Kvasir e Lozu Magar. Fanno parte del progetto Daga, pensato per fermare l'autorità. Un gioco da ragazzi, non è vero? Già, tua madre non scherza, nemmeno dall'aldilà. Troppo presto, Walker. Scusa, Lily, ma... Ehi, ora posso andarmene in giro nella zona devastata. Credo di avere quello che serve. Vieni da me. Okay. Allora, trovato qualcosa? Beh, ho parecchie idee per dei progetti. E con il tuo aiuto potremo avviarli. Saranno fondamentali per la tua sopravvivenza. Ma prima parliamo del tuo mezzo. Questa è la schermata dei progetti. Usala per acquistare progetti di vario tipo da cui trarre vari benefici usando punti progetto. Al momento poi c'è solo i progetti base di Lily. Ah, ok. Invio, vedi i progetti. Progetti. Il primo progetto disponibile per l'acquisto sblocca il menu veicoli. Completandolo otterrai inoltre un veicolo da combattimento chiamato Phoenix o Phoenix. Phoenix comunque penso. Il menu veicolo consente l'accesso ai potenziamenti per i veicoli e ti permette di chiamare un veicolo ogni volta che ti serve. Seleziona e tieni premuto F per effettuare l'acquisto. Ok. Fantastico, sblocca per vedere almeno premi tab. Vabbè, veicoli. No, ho sbagliato. Ok. Nuovo veicolo sbloccato. Phoenix. vedi nel garage. Ah, veicoli, ok. Denaro insufficiente, ti servono $10. Ok. Il garage è attivo e
la Phoenix è pronta a partire. Qui ci sono altri progetti la che Phoenix. Al caso comunque, giusto la Phoenix. Tu devi diventare più forte e io devo riportare una proprio in inglese l'altro manco Phoenix, Phoenix. Se avrai fortuna, i tre contatti del progetto Daga ti offriranno una cosa simile. Combattere l'autorità richiederà un po' di potenza. Grazie per la dritta. Ok, me ne vado. Là fuori c'è un grosso mondo cattivo, perciò fai attenzione e non fare casino. Ora sei un ranger, farai meglio a comportarti come tale. John Barrel è la daga più vicina. Ti conviene cominciare da lì. E fa attenzione, ci servi. Abbiamo vinto? Ah, però mi stavi guardando. Mica stupidina. Non ho capito dove devo andare perché sono un cretino. Dobbiamo andare in quello più vicino. Questa è la zona devastata. Usa il menu mappa tab per localizzare e seguire gli elementi del mondo aperto. Esplorando saranno aggiunte altre cose della mappa. Localizzando un luogo sulla mappa localizzerai sul tuo GPS. Il GPS ti mostrerà il percorso più breve per arrivarci. Alcune missioni e arche sono già sbloccate e puoi localizzare nel menu. Ah, qui c'è un'arca ad esempio. Andiamo a prendere l'arca? La missione poi dove si trova? Non è più avanti, so, blackout. Andiamo allora prima qua all'arca, andiamo. Andiamo a vedere cosa dobbiamo. Io sono Phoenix. Lo so, Phoenix. Sono una bellezza, ma guido ancora meglio. Andiamo a farci un giro. Dovrevo soltanto sparare. Questo veicolo mi ricorda un casino. Ma proprio tanto tanto Mass Effect Andromeda. Ma proprio tantissimo, ragazzi. Proprio tantissimo. Sembra quasi di giocare a quel gioco lì, vi giuro. Vi Vedo giuro. Una barricata. Sembra opera di umani. Posti blocco. Appartengono un tempo alla coalizione commerciale. Sono dislessico. Ma sono stati occupati. Libera l'avamposto e alza le barriere. Un'imboscata. Sì. Vedi se riesci a sgomberare la strada. Cos'è quella? Ah. Modalità attesa attivata. Proprio attesa? Come ci sono arrivato qua sopra? Cosa è successo? Mi sa che non era previsto che dovessi arrivare fino a qui sopra, Che cazzo? Per me mi faccio malissimo. Mamma mia. Non era previsto dovessi salire lì sopra. Prendo tutto. Come faccio a... Come faccio a colpire senza... Sarà un corpo a corpo, ragazzi. Cioè, non penso che non ci sia. Qual è il tasto del corpo a corpo? Scusatemi. Impostazioni. Mouse e tastiera. Comandi mouse e tastiera. Corsa, spara, mira, cambia. Passa. F. Possibile? Sì. Ok. Preso soldi. Come faccio comunque ad aprire questo? Saliamo qui. Non so cosa siano queste robe. Non lo prendiamo. Nel dubbio. Cosa? Tanto non mi...
Perdonami, ma gira. Ok, abbiamo usato tutto. Pulita, possiamo scendere. Barriera della sopraelevata. Hai ottenuto un punto progetto. Usa questa valuta per acquistare progetti da guidare benefici di vari tipi. Ok. Progetti. Vedi. Ah, questo. Fammi vedere cosa vuol dire. Blocco massivo del sovraccarico. Porta a 10 più il limite del moltiplicatore sovraccarico, permettendo di ottenere più sovraccarico. Prendo. Tanto. Questi ancora dobbiamo sbloccarli perché sono. La coalizione ne sarà felice. Ok. Andiamo avanti. Pulita. Ma ho un numero comunque di colpi nel coso, non sono infiniti. Interessante questo. Ah, ma non posso sparare a Zonzo comunque. Ma non ho capito, c'è gente mia. Non ho capito. Scusa, ma questo non è un mio amico, perché dovrei. What? No, grazie. Buona fortuna. Sono un attimo occupato, volevo vedere se si. Se si faceva qualcosa. Spora mutante sto raccogliendo. Walker, il dottor Kvasir è da qualche parte nella zona. Niente. Dobbiamo trovarlo. Ma andiamo avanti allora. Abbiamo il turbo anche, chi lo aveva capito. Vabbè, andiamo allora dritti dritti al punto. Mio dio, è volato un copertone, è volato di tutto, è volato nel frattempo. Mio dio. La sto distruggendo piano piano la macchina. Invece mi dico di andare indietro, ma effettivamente magari devo andare indietro. Ma mica l'ho capito dove devo andare. Di qua. E poi c'è un punto in cui le frecce fanno avanti. Ah, devo salire qua. Destinazione raggiunta. Io comunque guidarla è veramente antipatico, eh. Cioè si fa? Con quanta fatica la retromarcia. Torna presto, Walker. E a secco, forza! No. Mamma mia. Molto più precisa questa è la pistoletta, comunque, ed è incredibile questa cosa. Veramente incredibile. Si è corazzato?
arrampicarsi. Easy proprio. Scialto, sì, c'era questo, avevo visto. Non ho capito cosa sono. Questi sono cacci di... Boh. Non so che materiale sia. Non ho idea, palesemente. Però ok. Noi prendiamo tutto qua. Non so veramente che cazzo servono sta roba, ma... Ci sono, che fa? Non le prendiamo. Ok. Andiamo avanti. E... Apriamo questa. E qui. Lo dico io che qui. Scansione di sicurezza non disponibile. Perché? Nelle vicinanze. Ah. Ma... Ma che cazzo? Ma chi devo... Ma dov'era? Ma dov'era? Chi l'aveva visto mai? Ok. Comunque ho visto che ce ne sono tre di questi più avanti, perciò boh. Ci vogliono proprio buttare. Queste cose qui sono le cose base, ipotizzo. Vediamo un po' cos'è questo protocollo. Questo new protocol. Devastazione. Che ti permetterà di eseguire una proiezione in avanti e liberare una forza cinetica in grado di rimuovere le armature e spostare nemici e oggetti. Tiamo il mondo F per scattare rapidamente in avanti. Ah, control giustamente, non è che... Fatica. Fatica. Mamma mia. Ok. Vai. L'abbiamo fatta? Bravissimi che siamo proprio. La ringrazio. Nice. Sì, lo ringrazio anche per questi incredibili premi. Ok. Potenziamenti, vediamo un po'. Le abilità e le armi trovate nelle arche possono essere potenziate. Per potenziare le abilità e le armi devi trovare potenziamenti nanotritici, che palle, e mod armi nelle casse arcaiche e nei negozi per usare. Ok, bene. Potenziamenti, casse, potenziamenti, R. No. Registro questo. Armi. Sblocca. Ah, ok, 400. Ecco cos'è quella. Uscire d'assalto. Usa le feltrine per sbloccare. Ok, cos'è che fa? Ecco cosa. No. Sblocca potenza per aumentare l'efficienza dell'arma. Rende disponibili nuovi mod. Incrementa la capacità del caricatore. Incrementa la velocità di ricarica. Ok. Devo... Come... Cosa... Ah, devo sceglierne uno. Caricatore. 17. Maneggevolezza. Ricarica rapida. Beh, ricarica rapida. Che culo. Chissene. Ma, ah, sono forse già installati, forse. Usi mod per acquistare... Ah, non ne ho mod. Ok, da mettere. Ah, ok. Che...
È la Madonna. Quell'arca era piena di roba grandiosa. Sì, lo so. Sono un po' invidiosa, quindi dacci un taglio, ok? Sì, un attimo. Non capisco un cazzo, raga. Eh no, raga, mi intrippo tutto a premere CTRL F perché volevo usare le abilità, ma è un casino boia, Che casino incredibile è usare le abilità, veramente, è troppo. Ho capito, raga, ma che... Non capisco se lo sto prendendo bene, ragazzi, no, no. Lo voglio usare, giuro, ma no, non l'ho neanche capito bene, andato nel tutorial, perché a volte... Ok... Ok... Ah, Madonna. Ok. Che ansia però. Via, via, fra, via. Vai via. Giusto, che posso ricaricarmi la vita. Me l'ho completamente scordato. Non è mai passato nel mio cervello questa cosa. Non puoi salire? Un po' aggressiva la situazione. Leggermente un po'. Che fa? Posso... C'ho malissimo? No, ok. Andiamo avanti. Attivazione dei sistemi. Ah, giusto, giusto, questa è l'arca dove sto andando. Cioè, non è che dobbiamo andare avanti. Oh. Manca l'esame della patente, tutta quest'ansia. Ok. Allora, tab, perciò un attimino. Andiamo qui, allora. E poi ci facciamo... Ok. Diventando un esame della patente questa guida qui. Ok. Ci teniamo di qua, diamo un colpo di... Tira dritto, no. Penso che sgomma... È finita, abbiamo rotto tutto, abbiamo rotto. Non so come si ripari la macchina adesso, il veicolo anzi. Non ho veramente palesemente idea. La più pallida idea. Ok. Non c'è il freno a mano, sterzavamo pesantemente, non stavo guardando completamente le linee qua. Che tutto si distrugge in maniera cioè cinematografica, non è incredibile. Adesso è già un tratto infiammato, ok. L'armatura si sta illuminando, reagisce a qualche tipo di segnale qui vicino. È tecnologia arcaica, vero? Sì, è progettata per rilevare quei vecchi segnali. Potrebbe essere una vecchia arca. Se non è mai stata aperta, potrebbe contenere armi ed equipaggiamento. Dovresti dare un'occhiata. Torna presto, Walker. Non crepano mica. Ehi, lì.
posto poco raccomandato. Già, non sei più al sicuro come a Wineland. Preparati al peggio, Walker. Ma scusa, ma con chi cazzo stanno combattendo? Quanto duri, tra l'altro? Madonna, ehi, ehi. Calmi. Calmi tutti. Com'è il pompa qui? Vedo una rosa, un bastone, quello là sopra è il pompa. Che c'è crepato dopo. Io mi devo usare i comandi e senza joypad un'ansia inenarrabile proprio. Ancora. Guarda, siamo senza vita comunque, eh. No, 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 via. Dio santo. Comunque mi sento. Oh, questi wingstick, tra l'altro, non mica l'abbia capito cosa fanno. Stai qua. No, niente. Senti, non spara una cura per forza. È finito. Dio santo. Ma che cazzo. Quattro nemici di merda. Cioè, quattro no, però. Mamma mia. Ok, sto prendendo pian piano la mano con le abilità, ma mamma mia. Cioè. Ok, meno male ci siamo refullati. Più o meno. Più o meno. Vediamo un po' cosa ci aspetta questa stanza arcaica. Starca. Benvenuti nell'arca. 404C. Prego, prego, mi illustri le nuove. I nuovi protocolli. Inetta. Hai installato con successo il protocollo ID defibrillazione. Un altro controllo da aggiungere. Nella tua tuta da regge. In caso di danni letali subiti in combattimento, ti darà l'opportunità di defibrillare il tuo stesso cuore permettendoti di continuare a combattere. Ok. Ok. Secondo i soggetti dei test precedenti, farà male. Giustamente. Che devo fare? No, riprova. Non ho capito. Devo beccare nel momento giusto, cioè quando entra dentro. Che... che palle. Ora sicuramente A e S, dai. Ok, non tutto però. Complicata questa. Ok. Ok. Tipo armi, non è che le sto skippando tipo qua dentro, no? Non ce ne sono. Ah, però ci sono.
Sì. Grazie. Ok. Grazie. Ehi, quell'arca era piena di roba grandiosa. Sembra la solita frase. Sono un po' invidiosa, quindi dacci. Ma armi, potenziamenti. Ok. Sblocchiamo anche la pistola, ci facciamo? Facciamo uno e uno così. Ok. Progetti. Abbiamo qualcosa da. Mostra la parabola, eh sì, mostriamo la parabola, ci sta. Poi ricarica istantaneamente l'arma quando attivi il sovraccarico. Sblocca anche veicoli non arcaici nel menu veicoli. Arcaici. Beh, sì. Gli altri non ce li abbiamo perché sono ancora bloccati, no? Ce li teniamo allora. Le abilità e le armi trovate nelle arche possono essere potenziate. Per potenziare le abilità e le armi trovate. Sì, sì, sì. Ok. Gesù. Gesù. Che cazzo sono? E là! Ah, non è ancora carica. Ok. Mamma mia, i colpi finiscono come, non so. Ok. C'è un po' di vita qua. Andiamo a prenderla. Mica la buttiamo. Munizioni anche. Buono. Ok. Perfetto. Pulito. Non volevo. Vabbè, andiamo con questo, dai, così cambiamo un po' veicolo. E mettiamo l'ultimo punto qui e poi ci dirigiamo alla missione. Veramente lento comunque questo. Questo è proprio lento. Aspetta, 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 cos'era? Mercante. Ok, mercante itinerante si trova in giro per le strade della zona della strada e proprio recupera. Ok. Colpo di clacson gli ha tirato. Vedo la marcia indietro di questa roba, è scandalosa. Posso guidare questa anfratto qui? Comunque non si è fermato mai lo stronzo lì. Scendi dal veicolo. Si è mai fermato lo stronzo, il mercante di merda. Ok, allora no. Slida proprio, sguscia come pochi questa macchina. Allora andiamo nel nuovo punto. Non lo voglio perché non ha neanche, non ha neanche armi sta macchina. Sono veramente orribili da guidare, eh? Cos'è questa merda qua? Certo, i veicoli non mancano, eh. Merda, ma io non volevo, mi sono cagato veramente sotto. Pensavo che non ne avessi armi, era un abbellimento così sopra invece. Ok. Proviamo. Non capisco mai cosa succede. Andiamo dritti verso il nostro obiettivo. Non ci facciamo troppe domande, perché sennò qui non ne usciamo vivi. Ricordo che siamo in una blind run, cioè prima partita in assoluto. Ma io devo ancora.
Non capisco cosa fanno. Vabbè. Perciò prima partita in assoluto. E un salutone nel frattempo a HevilZeb81. Un salutone, bello, benvenuto in live. Oh, questo è incredibile, una retromarcia invidiabile. Oggi day one per il nostro buonissimo Rage 2, che aveva un hype incredibile per questo gioco. Perciò ottimo. È un avamposto di banditi, ma pare che accumulino carburante. È un'area di supporto. Lì riempiono i serbatoi per i convogli. Lo facciamo. Per le incursioni. Distruggere quel carburante danneggerà la loro mobilità. Vabbè, dai. I pit stop sono zone in cui i bulli riforniscono i loro veicoli usando carburante rubato. Vabbè. Chi è che ha gridato lei? Tanto l'educazione qui. Ehi! Ehi, non me lo dice. Primo di tutto. Ok, pulita. Guarda. No, poi le lanciano proprio. Non è che ne lancio uno. Guarda, guarda che casino che hanno fatto succedere. Non è che ne lanciano uno. Ne lancio 400. Ne lanciano. Perché ho tutto, niente, giustamente. Porca troia, quanti sono. Poi sovraccarico non lo utilizzo mai. Forse dovrei usarlo più spesso. Ah, ma proprio è uno che ne lancia 37.000. Non è che ne lanciano tutti insieme. No, 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 loro proprio. Ho visto che è là sopra. E come buon Evil, che mi racconta? Tutto a posto? Mi raccogliere qui le prestine che mi riprendo la vita, gentilissimo. Ah, nel frattempo li lottano per i cazzacci loro. Io non ho ben capito cosa. Devo distruggere questi? Immagino di sì. Sì. 4, me ne mancano 2. Eccoli qua. Ottimo. L'ho fatto? Completata anche questa. Ok. Pulita. Il carburante è andato in fumo. Wow. Avrei voluto essere lì per vedere le colonne di fumo nero toccare il cielo. Madonna. Un po' troppo forse. Ah, non devo slidare mai perché veramente rallenta tantissimo il movimento. Invece di velocizzarlo. Allora andiamo avanti. Vediamo un po'. Vabbè, vabbè. Andiamo avanti un attimino. No, qui ci blocchiamo ad ogni stronzata e non arriviamo mai al punto. Quanto ci manca? Vabbè, 200 metri. Ehi, madonna. Però una tenuta di strada non indifferente. Ho trovato un'arca. Tombola. E dove? Tu le vedi? Ah. Tu proprio l'occhio da falco avevi qua dietro. Cazzo, l'aveva visto l'arca. Ma tipo, non ho ben capito. Bene, ci siamo fatti sgamare soltanto. Bene. Non ho granate, non ho. Pulita. Dio. Senti, sto carico non lo usiamo mai. Siamo anche in fin di vita, usiamolo ora. Mi sembra il momento più opportuno di usare il sovraccarico. No, veramente non useremo mai questo sovraccarico. Gli andiamo in the face, no? Perché siamo lanciati una granata fra di loro?
cazzo? Era quello un missile che mi seguiva? La madonna. Sì, ci conviene. Facciamo una cella curativa, va, perché qua ci crepiamo easy. Ma c'è uno con lanciacazzi? Finiti i colpi? Seriously? Alla madonna! Ma segue il coso, pensavo che non seguisse. Ah merda. Un po' di colpi, 60. Proprio un po'... distigione uno? No, un paio, dai. Ok. Ottimo. Ok. E dove sei? Mica ti vedo. Devo tornare a combattere. Dove... dove è alloggiata, signorina? Sopra? Turbo tutto. Dove sta? Mica la vedo. Tornerei volentieri a combattere se capissi la sua posizione. Ma non... non so neanche dove dovrei andare per sbloccare la cosa. Il cancello qua. Cioè, dov'è l'arca? Scusami un attimo. Aspetta, no, questa è l'arca. C'entra nell'avamposto qua. Più avanti. Ma dove? Cioè, io ho sentito quella là che urlava. Sti cazzi, però dove? Prego? Pulito. Ok. Casa di stoccaggio 2 di 4. Poi vediamo se riusciamo a trovarne un'altra al ritorno. Iniettiamo questa roba. Hai installato con successo il protocollo ID salto gravitazionale. Un parolone. Potrai eseguire salti antigravitazionali quando ti troverai a mezz'aria. Come? Vabbè, doppio salto. Oddio, salto gravitazionale. Accettato. Che palle, devo farmi... mi va. Pensavo comunque... hai vinto? Requisiti di addestramento completati. Arrivederci. Arrivederci. Bravissimi, doppio salto, salto gravitazionale, Dio mio, esagerati. Un pochettino esagerati forse. Ok. Quando vende un fottio di queste robe, di questi punti. Saranno pochi poi, però vabbè. Sì, me lo dici 10.000 volte. Ma no, mi ha proprio preso in the face. Che...
Che cazzo? Ah, attenzione, quick time, vediamo se ci riusciamo. Pure. Lo posso fare sempre. Schifo, schifo e via. Comunque è una mia fissazione di non usare le cure, perché non capisco quante cure ho, quante non ne abbia, e quindi non le uso. Abbiamo un mio deficit mentale in questo momento. Così che sono a zero di vita, ancora vivo. La maddo. Niente, si crepa alla seconda. Alla seconda si crepa. Ok, volevo mettere alla prova questa cosa qui. Se si poteva continuare, ma a quanto pare no. Ma tanto che figata questa armatura. Tanto ho anche sovraccarico, eh. No, ma no, no. Guarda queste granate di merda. Sono fuori dal normale. Figa. Ma che cazzo? Cos'è volato? Cazzo che... Oh, ho capito io. Guarda, devo... Madonna. Chi l'aveva vista, signorina, ma così. Dice, questa cassa di stoccaggio non l'ho preso. Poi ne manca una, però non so dove sia. Dove ci faremo una ragione, pazienza. Non so dove andarla a beccare. Ce n'è una da qualche parte qui, alloggiata. Qui è abbastanza piccolino. Posto. Precisamente è una minchiata trovarla, però vabbè. Skippiamo questa parte qui. Prendiamo questo. Ok. Allora. Dovremmo aver preso le tre... le tre capsule principali, le arche, anzi, principali. Questo abbiamo fatto? Sì. Andiamo a farci la missione principale. E dopo di questa, vediamo se ci riusciamo entro le 20. Comunque, finiamo la... almeno iniziamo la missione principale. Poi vediamo se possiamo prolungarci o meno. In base a quanto è lunga o meno la... Tanto è figata che cambia il layout ogni volta delle... come si chiama, del manichino di sopra, non era uguale a quello di prima, la macchina di prima. Comunque, ottimo lavoro di ottimizzazione, del giro veramente da Dio il giro. Certo, siamo su una 1080, però stiamo sempre streamando e gira bene, giro. Siamo sempre ad alto, non ho ultra, non ho provato. Lascio le impostazioni in base perché... Destinazione raggiunta. Ottimo.
No, il veicolo sbloccato. Ah, perché l'ho portato qui. Ok. Parte veicolo. Ok. Le parti di veicolo servono per potenziare i veicoli, immaginiamo. Vediamo un po'. Sì, veicoli. Phoenix. Modalità sicura. Impedisce al tuo veicolo di essere distrutto. Ok. Ha già fatti questi. Sì, per caricare, quindi rilascio per scatenare un'esplosione. Ah, 5 di 10, beh, servono qua i potenziamenti. Buona fortuna! Ehi, sembri sapere il fatto tuo. Ti interessa un po' di lavoro sporco? Sai, no? Spaccare qualche testa, ridurre centinaia di mutanti in poltiglia. Non cerco lavoro, sono qui per vedere John Marshall. Beh, a dire il vero è lui che sta cercando qualcuno abile con un'arma. Abbiamo un problema di mutanti a gun barrel e non possiamo fare un cazzo finché non lo sistemiamo. Ok, possiamo parlarne. Dove lo trovo? È alla taverna del proiettile inceppato. È sempre lì. Lo noterai. Vecchio, sfregiato, volgare, gamba robotica, occhio robotico. Mezzo uomo, mezzo rottame. Vado a trovarlo. Oh, qualsiasi cosa ti dica. A quel robottino, non provare il cimicianga di Corvo Mim. A meno che tu non voglia vomitare l'anima in mezzo alla strada. Siamo nella merda fino al collo. E arrivano i Ranger dopo averci ignorato per anni. Leila, devo mercante, sono curioso. Mercante di ferri, mercante com compra e vendono vari oggetti comuni e rari potenziamenti come i potenziamenti nanotici. Vieni a fare l'affare della. Tutte Ehi, non donne molto comunque. amica. Io Non ho mai visto la tua faccia qui. Sono Panci. Forse qualcuno ti ha parlato di me. Ho tutto quello che può servirti. E faccio affari anche con la gente di Wineland come te. Come sai che vengo da Wineland? Ah, hai la tenuta, la riconosco. Solo i Ranger hanno uniformi del genere. Significa che stai con Frawley. E quindi che puoi fare affari con me. Ok, fammi dare un'occhiata alla tua merce. Prendo un mod arma. Ottantotto Torna a trovarmi. per, fammi vedere. Armi. Vedi i potenziamenti. Sblocchiamo. Sì, intanto stiamo usando queste armi qui, perciò. Ricarica rapida, ricarica rapida. Ricarica rapida, ultra vita. Ok. Perfetto. Ok. Conosco quello sguardo, è quello di chi. Abbastanza simpatico, cioè il level design è figo, molto figo. Allora, andiamo a parlare col tipo qua. Cosa cazzo? Benvenuti alla taverna del proiettile inceppato, casa del cimicianga di Corvo Melma e della migliore preda di palude della zona devastata. Lasciate fuori i vostri problemi e unitevi a noi. Cosa vuoi, mio? Cioè, ehi là, da 20 minuti. Guarda, pezzi. Che gente personaggi armata. Forse la bizzarri fortuna ci ti sorride. sono, è incredibile questa cosa. Guarda, che cosa vuoi? Che vuoi? Ma che è? Sei tu? Ma che cazzo vuoi? Oh, incredibile. Anche tu vieni da fuori. Non Stai ti. guardando in faccia un uomo che ha perso tutto. Ma che cazzo? Ehi! Perché non scambi due parole con Eccellenza, me prima non di sei entrare? niente male. Ma che cazzo? Gay Pride. Fa attenzione ai mutanti, quei bastardi. Ma che luogo ambiguo. Ti dico che non sono buone informazioni, culo. Dammene un po', solo un goccetto, Marsh. No, niente goccetti per te se prima non ti decidi a parlare. Senti, ti ho detto la verità, Marsh. Wildland è distrutta. Sì, va bene. Fatta a pezzi da super robo mutanti. Non l'avevo, culo.
Puoi solo farti una bevuta gratis, vero? Wineland è caduta. Hai visto? Stavo dicendo la verità. Non berlo tutto in una volta. Che cazzo? Oh, è da tempo che non se ne vedono da queste parti, sai? John Marshall, combattente della Resistenza, eroe di guerra. Siamo cresciuti ascoltando storie su di lui. Ammetto che mi aspettavo qualcuno di più... impressionante. Ambizioso. Sembra impossibile. Il nostro personaggio. Le difese di Wineland erano inviolabili. È quello che pensavamo. Non eravamo preparati. Non eravamo pronti per l'autorità. Sono tornati. Immagino che tu sia qui per il progetto Daga. Il problema è che siamo sotto un assedio completamente diverso. Mutanti intasano la nostra turbina energetica nelle fogne. Tuttavia, se qualcuno se ne occupasse... Se serve a far tornare in azione la daga, dimmi cosa uccidere e dove. Capisci molto in fretta. Ho mandato tutti i sicari che sono arrivati qui, ma non se n'è salvato nessuno. Non ci metterò molto. Ah... La chiacchierata più... così, eh? Ma ora abbiamo... Lui sbloccato? No, ancora bloccato. Penso. Non è che dovrei sbloccarli io, no? Non penso. Grado bloccato. No, non posso. Ok. Vediamo se riusciamo a finire questa missione e poi concludiamo oggi la live. Quelle fogne, fammi avere quell'energia e rimettiamo il progetto Daga in pista. Tempismo perfetto. E manda Marshall, è la terza volta questa settimana. Speriamo che tu sia meglio degli altri due. Madonna. Il non volevo, brava, mi ha aperto la porta. Ah, ma qua sotto, eh. I ratti di fogne. In queste vecchie fogne c'è un torrente sotterraneo. L'abbiamo connesso a un generatore a turbina. Ci rende completamente indipendenti. Abbiamo la nostra fonte d'energia. Non dobbiamo comprare feltrete da mercanti avidi che fanno i prezzi che vogliono e giocano sporco. Ci pensa madre natura. Sì, e come sta andando, quindi? Tutto bene, a parte gli intoppi occasionali, tipo, diciamo, un'infestazione di mutanti che blocca la turbina. Abbiamo l'energia che ci serve e c'è sempre qualche mercenario a darci una mano se le cose si mettono male. È questo che sarei? Un mercenario? Cazzo, no! Con i Ranger come te è tutta un'altra faccenda, molto più interessante e spinosa. Certo, Marshall. Volevo solo assicurarmene. Ok, siamo un mercenario. Allora, scendiamo in queste belle fogne. Aggiungiamo la turbina delle fogne. Siamo messi di merda con la vita, ho visto. Allora, qua devo capire che cazzo servono queste casse di fornimento. Cioè, che riforniscono. Ci sono già le casse per le armi. Granata. Buono. Ma che cazzo. Ma dove devo spaccarla, aspetta. No. Quindi pigio qualche tasto qui. No, allora, qua si inizia giusto. Qui è chiuso. Penso, suppongo. Non ci passiamo, quantomeno. Perciò no. Qui non si pigia niente. Qui è lo... Porco dio.
Veramente, veramente. Mercenari morti a destra e sinistra. Molto, molto Ehi, bello. Marshall, ma sai che qua sotto c'è un'arca? Se ne sta lì, bella tranquilla. Ah, sì, forse tu hai la configurazione di nanotriti che serve. Vedi se riesci ad aprirla. È aperta, fra. Avvicinarsi per la scansione di sicurezza. Scansione di sicurezza completata. Vedete che prima di averlo ho detto pompa? È pompa veramente. C'è l'addestramento poi o no? Per il pompa. Quello è il fucile a pompa da combattimento. Devastante a distanza ravvicinata e in grado di respingere i nemici. Ottimo lavoro. Bello. Fino. Durante la mira di precisione, il piombo dei pallettoni si fonde in un singolo proiettile ad alto potenziale. Fio. Figata. Sequenza completata. Bene. Figata. Sicuramente sarà. Sovraccarico del fucile a pompa contro i nemici simulati. No, fa abbastanza danno. Ok. Nice. Addestramento completato. Fine della simulazione. Ho veramente paura che comunque ci veramente ci diano pochi colpi per il pompo, perché è veramente OP secondo me. Il vecchio spazza corridoi, eh? 36. Male. Non ne restano molti in giro. E lo puoi usare solo tu, è programmato sul tuo codice nanotritico. Che cazzo è la porta? Posa concentrazioni per scoprire arche, guarda l'orizzonte, i raggi. Guarda l'orizzonte e segui i raggi nanotriti rilasciati dalle arche per trovare le arche, ok. Oh, bene. Vai. Non siamo subito il pomp, anche se vorrei utilizzarlo tutta la vita, ma ok. Non so se si rompono. Che figata quello del pompa, raga. Ah, proviamo a usarlo, vediamo. Vediamo come vanno i colpi. Se finiscono rapidamente oppure no. Sono recuperabili in modo facile. Coraccio, non gli è finita. Ma dammi questo, comunque, questo e questo. Ok. Merda. Merda, merda. E vabbè. Fate come volete. Quello di là cosa c'è in questa stanza allora? Si scende ancora? Oh, ok. Ok. Quindi di qua. No. Beh. Ok.
Allora, madonna. Che aggressività, ragazzi. Oh, con calma. Veramente iper aggressivi. Ok. Ok. Cosa mi dice che... Ecco. Direi proprio di no. Sì. Ok, pulito. Andiamo avanti. Come ce la si fa? Fra poco devo staccare, tra l'altro. Così le munizioni del pompo, appunto, come sospettavo. Sono quelle che sono, infatti stanno per finire. Non si trovano facilmente manco per il cazzo. La turbina, come dicevi, è bloccata da una specie di schifezza mutante. Hai raggiunto il quartier generale dei mutanti e sei ancora in piedi. Ottimo lavoro, Ranger. Ora devi solo trovare il coperchio e aprirlo. Dopodiché puoi tirare lo sciacquone. Dove sto andando? Che cosa sto andando a fare? Bravo. Complimenti. Una... dei riflessi non indifferenti. Ma se tipo... facessi... così... No. Cos'è capitato? Cretino, me la sono lanciata da solo. Ok. Ranger, taglia. Sono due, devi tirarle entrambe. Dove sta l'altra? Ma Dio. Devo salire. Resta l'altra. Dai, balzi. Mamma mia, bravo. Bravo.
Ok, sta iniziando a sturarsi. E ora? Quando ha scaricato, chiudi il coperchio e la turbina ripartirà. Oh. Wow, 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 calma, calma tutti. Bravo. Grazie. E tu li hai fatti a pezzi come se niente fosse. Già, ma adesso voglio andarmene. Questo posto puzza peggio della fossa biologica di una caserma. Beh, non dovrebbe essere difficile. C'è un vecchio ascensore di servizio lì sotto. Porta dritto alla mia armeria. Ok, ottimo. Perciò così concludiamo la live anche. Opla. Progetto Daga, roba da libri di storia. Dottor Kvasir, Losum Agar e la vostra sergente Prowly. Conosci la sergente Prowly? È stata lei a trasformarmi in una macchina da guerra. Lo immaginavo. Hai quel non so che in più, come se ti avesse addestrato la più tosta e la migliore. Non ce l'ha fatta. È stata uccisa nell'attacco. Mi dispiace sentirlo. Questo spiega perché ci sia tu qui e non lei. Faremo di tutto per distruggere l'autorità. Parole sante. Comunque, com'è che ti chiami? Chiamami Walker. E Walker sia. Va bene. Ok. Salviamo. Nuovo slot. Salvataggio. Perfetto. Ok, ragazzuoli, è stato un onore portarvi questa prima puntata di Rage 2. Proverò a farne appunto un'altra, altre due, vedremo come vanno, se tirano in live, se non tirano in live. Intanto abbiamo fatto il day one, il gioco secondo me me lo giocherò poi io quando avrò più tempo. Domani riprenderemo con la saga di God of War, che è una voglia incredibile di giocare, perciò ci becchiamo domani alle 6 e continueremo appunto la Blade Run di God of War 1 e l'intera saga di God of War che ci dobbiamo ancora finire e siamo ancora all'1. Grazie ragazzi. Buona serata e niente. Grazie.